grazie a lei. Allora, adesso vi porto in Toscana, vi portiamo in Toscana grazie al servizio di Nicola Sassano e vediamo come una pausa pranzo può trasformarsi in un momento in cui possiamo mangiare in modo equilibrato e nutriente. Guardate. Buono, 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 sì, buono, sì, buono. Bravo, sì. Bravo, bravo, così si fa. Devi guardare la telecamera. Questo piatto, a mio parere, non ha bisogno neanche del sale. Ho aderito a questo progetto più che volentieri, perché è stato il proseguimento di quello in cui io ho sempre creduto. Questa iniziativa si chiama Pranzo Sano Fuori Casa. È un progetto di salute e vuole aiutare le persone a mangiare in modo sano anche nella pausa pranzo. Io faccio il tassista, non è che posso mangiare abbondantemente, poi mettersi in macchina a guidare e poi diventa anche un problema. Oggi è un'infarinata di cavolo e mangiare qui è come per me come mangiare a casa, sinceramente. Mi accorgo, diciamo, dai condimenti che un cibo può essere, diciamo, cucinato in maniera sana. E sono contenta di trovare posti in cui possa continuare il mio stile alimentare anche fuori. Siamo qua apposta per mangiare genuino, sano, come faremo a casa, quindi torno volentieri a lavorare senza essere appesantito. Dal semplice panino al primo o alla verdura o alle insalate c'è sempre quel tocco di variazione, ma sempre partendo dalla genuinità del prodotto. Ci sono delle grandi linee, no? Che sono l'utilizzo di frutta e verdura, ovviamente, cioè cercare di aumentare la quantità di frutta e verdura che consumiamo con delle specifiche, cerchiamo che sia di stagione, fondamentale, che sia fresca, che sia possibilmente di filiera corta. Un beneficio è sicuramente quello di non appesantirsi, ma è anche quello, il contrario, di non digiunare, perché spesso la fretta ci porta a saltare il pranzo, ecco, niente di più sbagliato. Il cibo è una parte importante della nostra vita e noi, quando prepariamo la nostra proposta, pensiamo prima alla nostra soddisfazione e poi la condividiamo.